Bonjour, bonjour, le onde di ieri se ne sono praticamente andate. Bonjour, Buongiorno. patatone, perché ho gli occhiali da sole per coprire gli occhiai, le occhiaie, gli occhiali, le occhiaie. Stiamo andando a fare colazione, let's go. Oh, abbiamo le occhiaie, se no non torniamo più in stanza. Ah, no, infatti, benissimo. Ok, Tomas mi ha già detto che vuole fregarsi tutta la roba che abbiamo in camera. Shampoo, doccia schiuma, ciabatte. Come fa la nostra sveglia? Io sono morto, vieni me ciò. La riconoscete la musichetta dell'iPhone? Io sono morto. Buongiorno. Io sono Sto morto, malissimo. vieni me ciò. Ok, Io sono morto, capite perché mi viene il mal di vieni me testa appena svegliato? ciò. Bravissimo, bravissimo. Sembra di essere in quel film tipo Shining con Jack Nicholson. Adesso vedo due gemelline nel corridoio. Oh, colazione, ci siamo, ci siamo. Siamo nel posto giusto. Una figata, ci daresti. Tomas vuole prendere un cestino per l'immondizia da avere sul tavolo anche a casa. Sì, ma un cestino in alluminio, sarebbe Fantastico, bellissimo. bello. Bellissimo, voglio apparecchiare sempre la tavola con il cestino in alluminio. Boh, ok. Comunque, stiamo già facendo colazione. Tomas ha preso i paninetti con la marmellata. Tomas prende sempre, sempre la fragola. Poi abbiamo preso una Nutella, non so perché, tanto per. E io ho preso yogurt magro con un po' di miele, croissant vuoti e succo ace. Tomas invece ha preso quello all'arancia rossa. Buon appetito, pupetto. Grazie. E poi abbiamo preso la cioccolata calda perché, come sapete, noi non beviamo caffè. Siamo tipo gli unici italiani che non bevono caffè. Se siete come noi, se c'è qualcuno nei commenti come noi, scrivetelo nei commenti perché è veramente difficile trovare qualcuno che non mangia caffè, che non beve caffè. Non so cosa stamattina che non mangia caffè. È difficile trovare qualcuno che non beve caffè. Ok, siamo già in stazione centrale. Purtroppo non siamo riusciti ad andare al Duomo a fare qualche photo sig perché volevo tanto tanto andare a vedere il Duomo di giorno e farmi qualche foto. Niente da fare, dovevo dormire mezz'ora in meno questa mattina, evidentemente. Tra l'altro pensavo che il treno fosse a mezzogiorno e 15, invece è a mezzogiorno e 5, quindi meno male che non abbiamo provato ad andare, altrimenti lo perdevamo sicuro. E poi abbiamo anche la coincidenza Messe, quindi non sarebbe stato proprio il caso. Tu perché ridi? Cosa volevi dire? Non rido. Ah, non ridi? Ah, no, non vuoi. Sono molto serio. Ah, sì, molto serio, ok. Andiamo a Trieste. Eccolo qua il nostro treno che va a Venezia, Santa Lucia. Potremmo andare a fare un giro a Venezia, però. Ci possiamo passare la giornata a Venezia? Se vuoi. Dovremmo chiedere però poi in stazione se possiamo prendere lo stesso treno però qualche ora più tardi. Voi che chiediamo? Sì, magari se vuoi. Noi arriviamo presto, aspetta, quando arriviamo a Venezia? Arriviamo a Ho già deciso cosa Venezia comprare. alle 2:30. Ho Cosa? Regalo per me per Natale? Che cosa vuoi comprare? già deciso cosa comprare. Non te lo dico. Non me lo dici? Adesso no, dopo. E dopo me lo dici? Dopo. Vuoi che andiamo davvero? Possiamo andare? Se ci danno il biglietto per tornare, se torniamo alle 2:30, torniamo alle 8 è uguale, possiamo andare. Lasciamo questo nei bagagli in stazione e andiamo in giro. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. Figata, ok, abbiamo deciso, allora, visto che abbiamo il camionmestre, abbiamo deciso di fermarci a Venezia, quindi andremo da Mestre a Santa Lucia e poi ci fermeremo a Venezia in centro per tutta la giornata, perché arriviamo tipo alle 2:50 e quindi poi ci fermeremo lì e prenderemo l'ultimo treno tipo alle 8, poco prima delle 8, quindi sono particolarmente contenta e abbiamo visto che si può fare. Questa idea che tra l'altro ci è venuta filmando in stazione, abbiamo visto che il biglietto è valido per altre 4 ore dopo, ma se lo stampiamo in stazione possiamo prendere un treno quando vogliamo, perché in realtà volevamo prenderlo 5 ore dopo, farci proprio tutta la giornata a Venezia, anche un po' oltre, e quindi basta che adesso Mestre andiamo in biglietteria, proviamo a stampare il biglietto e dopodiché appunto possiamo ripartire quando vogliamo. Che figata, sono molto felice perché amo Venezia. In realtà potevamo fermarci anche un po' di più a Milano, non abbiamo pensato di chiedere di prenderci un biglietto un po' più tardi, però alla fine
Venezia è la mia città preferita in Italia, quindi sono contenta. E magari faremo un po' di shopping, perché no? Perché no? Alcune di voi mi hanno chiesto perché non ci porti con te quando fai shopping, quindi lo farò, stavolta lo faccio. Next stop, Venezia, Santa Lucia. Ladies and gentlemen, this is the final station. All passengers are kindly requested to leave the train. Thank you and goodbye. Siamo arrivati, questo è il momento più bello, esci dalla stazione e vedi Venezia. Ah, che bello! Sono contenta che siamo venuti qua, sempre bellissima Venezia, bella bella. Ok, stiamo cercando un posto carino dove andare a mangiare qualcosa, un pranzo tardo. Venezia è bellissima, io adoro Venezia, è tipo la mia città preferita, non so perché, ma quando sono qua sono sempre felicissima, è proprio bella, 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 bella. E c'è chi dice che è triste, malinconica, per me non lo è per niente, a me piace tanto, 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 tanto. Faccio la pizza al taglio, cioccolateria, oddio, guarda i macaron. Sono tutte le decorazioni natalizie, la Sacher. Oh, guarda che alberi da Natale. L'albero di Natale di cioccolata bianca, hai visto? Bellissimo. E l'albero di Natale Ferrero Rocher? Quello è per te. Quello per me. Quello per davvero per te. Tu lo mangi quello? Sì, sì, lo mangio anch'io, non c'è problema. La nostra papa è arrivata, nel frattempo sto editando una foto che voglio caricare su Instagram, che abbiamo fatto poco fa, vicino alla stazione. Io ho preso le penne all'arrabbiata, come al solito a questo punto, e Tomas ha preso invece le penne con il salmone, che in realtà non ci andrebbe il formaggio sul pesce, ma oggi facciamo così. Arrivando, quello è il campanile di San Marco, siamo quasi arrivati, bellissimo. E siamo da Dior a fare un po' di shopping. Wow. Bella. Sì? Sì. Tipo un cuoricino. Sì. Sì, queste sono molto carine. Ed è successo, abbiamo fatto danni anche a Venezia da Dior. Sì, 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 sì. Vi farò presto vedere il mio autoregalo natalizio e anche il regalino che mi ha fatto Patatone. E adesso stiamo camminando verso... In realtà Rialto, c'è cioè la fermata del vaporetto a Rialto, e dopodiché andiamo verso la stazione, stiamo rischiando, come al solito siamo in ritardo, stiamo rischiando di perdere il treno, speriamo di farcela. Prima di partire in stazione siamo passati da Tiger e ho trovato questo slime fichissimo con i glitterini, non sapevo fosse così figo, altrimenti ne avrei preso di più, vi giuro, è fantastico. E poi ho preso anche questo. Che anche questo è uno slime stranissimo e me l'ha consigliato tra l'altro una follower su Instagram appena ho visto che c'era da Tiger. Adesso l'ho visto qua in stazione, sono entrata e l'ho trovato. Deve essere fichissimo questo, credo sia rosa, però questo mi ispira particolarmente. Se siete degli amanti dello slime, questo non è proprio slime, credo sia più una pasta modellabile perché è un pochino più rigido, però io li preferisco così. E adesso è un po' opaco perché ci ho giocato già un po', però prima era proprio completamente trasparente con questi glitterini e c'era anche con dei tipo altri brillantini un po' più lunghi rosa. Consigliatissimo, consigliatissimo. Ok, adesso che non c'è più nessuno sul treno ho aperto anche questo slime, che in realtà non è uno slime, però perché c'era scritto slime, ma a parte fare rumori sospetti li fa davvero, perché c'era scritto sulla scatola. Ok, ho 6 anni in questo momento, sono... Oddio, mi sono nessuno dietro, spero. No, senti che roba.
Boh, comunque, però ci sono rimasta male perché io non l'ho comprato per fare questi suoni di dubbia provenienza. L'ho comprato perché ci volevo giocare. Invece è tipo un blocco unico, cioè è super gommoso, ma non si modella, rimane così. Cioè questa è la sua forma e non si riesce a modellare, vedete, più di tanto. Che peccato, perché poteva essere una figata di slime, profuma almeno. Sì, di chimico. Di chimico. In realtà un'altra cosa volevo menzionare. In realtà diverse cose. Allora, ho visto dei commenti che mi dicevano: ah, ma metti sempre titoli tristi, ma dai, ma devi avere un po' più di felice, devi essere un po' più felice, avere sempre. Non so se l'avete notato, ma io metto sempre titoli un po' dramatics, titoli un po' drammatici che colgono, che raccolgono, attirano l'attenzione. È un po' come gli articoli di giornale, ragazzi, cioè tu dal titolo deve essere mezzo catastrofico perché così poi vai a vederlo. E i titoli di YouTube, se l'avete notato, un po' su tutta la piattaforma sono un po' così, quindi magari le scene più dramatic, più drammatiche, credo si dica in italiano, sì, del video, io poi vado a fare il titolo da quella scena, ma non significa che poi magari in tutto il video io non sia felice ed allegra, ok? Però non... però appunto prendo sempre momenti del video che sono successi davvero e ci faccio il titolo, non mi invento le cose, questo è molto importante. Però volevo anche dire che io sono sempre una persona particolarmente allegra e solare, anche se i video sono così, magari l'anteprima è così, ok? Sì, poi in tantissimi mi state chiedendo che lavoro ha fatto Tomash. Me l'avete chiesto tantissime volte e Tomash ha già risposto, patatone, è qua. Però lo diciamo di nuovo. Vuoi dirlo tu? Vuoi giocare? Stai lì a guardare robe? Allora, Tomash lavora in un'azienda di informatica, ma non è un informatico. In realtà ci capisco più io dei computer, credo, no? Più o meno siamo uguali, boh. Però non è un informatico, lavora in un'azienda di informatica, ma lui lavora nel reparto, non reparto, sì, nell'ufficio delle risorse umane. Questo è quanto, quindi lavora con il personale. Giusto, l'ho detto bene? Sono stata brava. Ok, questo è quanto. E un'altra cosa invece molto molto importante, mi è capitata una cosa che non mi è piaciuta per niente oggi, nel senso che stavo guardando i commenti, voi sapete che io leggo sempre tutti i vostri commenti, e quindi sia su YouTube che sugli altri social, quindi stavo su Instagram, spero si senta con questo casino, stavo su Instagram e una ragazza nei commenti è andata a scrivere il mio indirizzo di casa. E peraltro il colore della mia casa è il mio indirizzo di casa. Io allora ho subito cancellato il commento e l'ho bloccata, perché sostanzialmente, allora, numero uno, io non so come lei abbia fatto a capire dove vivo, o comunque può succedere che uno mi incontri mentre esco magari di casa e mi veda, oppure può essere che lo scopra tramite, non lo so, amicizie di amicizie, o può succedere di tutto ovviamente, però se uno ci ragiona è ovvio che lo sa che non vado a dire il mio indirizzo su internet per ovvi motivi, perché sì, le mie follower sono le persone che io, cioè, amo di più al mondo veramente, perché sono fantastiche, però non si sa mai, ma che casino c'è, non si sa mai però chi mi segue, quindi io non lo so se c'è qualche pervertito, qualche malintenzionato che si vede i miei video, quindi io questa persona l'ho bloccata, non so come possa essere saltato in mente di andare a scrivere il mio indirizzo online, perché questa non è una cosa normale da fare, tra l'altro è anche una cosa molto grave, perché se io non do il mio indirizzo online significa che non voglio che il mio indirizzo sia pubblico, quindi è anche illegale andare a dare il mio indirizzo pubblicamente su internet, visto che appunto io non l'ho mai dato. Comunque non so di chi si tratti, sinceramente ho bloccato questa persona perché non voglio che continui a lasciare il mio indirizzo di casa in giro, purtroppo l'ho bloccato su Instagram, ma tutto, appunto, mi auguro che questa persona capisca che per la mia privacy non do informazioni di questo tipo, addirittura quando sono in casa non faccio nemmeno vedere che cosa c'è fuori dalle mie finestre, in modo che non si capisca
fare queste cose. Ripeto, c'è sempre il cugino dell'amico di che magari mi incontra, vede, eccetera. Sono un personaggio pubblico e lo capisco che si possa scoprire. E non mi arrabbierei se magari questa persona fosse una mia follower sfegattata, accanita, e magari non mi arrabbierei se la trovassi davanti a casa perché vuole conoscermi a tutti i costi. Questo mi farebbe anche piacere, però andare a dare il mio indirizzo online dove è alla mercé di tutti, anche dei malintenzionati e chissà di chi, non mi è piaciuto per niente. Quindi ecco, questo è quanto. Non so chi tu sia e non so come tu abbia potuto capire dove vivo, evidentemente mai visto, hai qualcuno ti ha raccontato eccetera, ovviamente può capitare, e, però appunto non mi è piaciuto, ti invito a non rifarlo più perché altrimenti la cosa è molto grave e cerca di capire che devo proteggere la mia privacy e basta, insomma, mi ha lasciato molto, sì, molto perplessa, ecco, devo dire, non capisco come possa saltare in mente una persona di fare una cosa simile. Comunque, questo è quanto. Adesso siamo in treno, manca ancora, che ore sono? Sono ancora un'oretta di viaggio e forse un po' meno di un'ora, e Tomas sta scaricando la batteria del mio cellulare e io sono molto felice per il mio shopping di oggi, anche per gli slime devo dire, perché io rinnovo l'invito ad andare, questo non è male, quello invece l'altro evitate perché non è uno slime, però se volete giocare con i vostri amici a fare rumori sospetti, ve lo consiglio. E basta, adesso stavamo programmando con Tomas i prossimi viaggi. Volete un'anticipazione dei prossimi viaggi? Ve lo do subito. Io non credo che viaggerò mai come sto per viaggiare in questi mesi. Allora, praticamente dal 22 al 27 dicembre siamo a Cortina. Sì, per Natale saremo a Cortina. Dal 28 dicembre al 4 gennaio siamo ad Amsterdam e ad Alkmaar. Dal 7 gennaio al 23 gennaio siamo alle Maldive, viaggio di nozze, non vedo l'ora. E dal 29 al 4 siamo in Messico e molto probabilmente, ma non ancora sicuro, dal 5 in poi a Parigi. Per i gatti non è un problema, perché comunque la mia mamma non abita lontano da me, quindi può passare lei ed è felicissima di stare un po' con i gatti. E, però non so come farò con i video, credo che vedrete tanti vlog a gennaio e non tantissime altre tipologie di video, il che mi dispiace moltissimo, però voglio comunque caricare i vlog, uno perché non mi piace lasciarvi senza video e non vi farei mai stare appunto un mese senza video, senza rendervi partecipi e tutto, e poi spero che vogliate vedere insomma i nostri vlog dalle Maldive e sapere tutto quello che combiniamo eccetera, però appunto mi dispiace già da ora, vi avviso che appunto la maggior parte dei video che caricherò a gennaio saranno vlog, spero vi piaccia. Questo non significa che il mio canale diventa un canale esclusivamente di vlog, sapete che mi piace anche fare come al solito i miei video modaioli, i miei video fashion, i miei video beauty, i miei video make up, le routine eccetera, però appunto quel mese penso che sarà così a gennaio, ma poi a febbraio si ricomincia con tutta una serie di mix di video. Ciao piccolo carino Ruru bianco, un bucoroncione, buonasera, siamo tornati a casa e sei tutto ciccione, guarda che pancia che hai, guarda che pancia che hai, sei tutto morbidoso e budinoso. sì, sono tutto ciccione. Ciao piccolo carino, tutto bianco. Cosa hai rubato della colazione stamattina? Solo questo. Ah, solo questo? Sì. Volevi prenderne di più? Ti ho fermato io. Volevo prenderne 10. 10? Solo? Gatta? Ciao, gatta Stellings. Gatta Stellings oggi è più loquace del solito. Perché non ci vede da un po', vero gatta Stellings? Ricaccio never. Tu sei un chiacchierone pazzesco, tu sei una gatta stellina bellissima. Miau. Quando la gatta chiacchiera vuol dire che
le siamo mancati. Oh, brava gatta stellina, brava gatta stellina, bravo, 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 bravo gatta stellina. No, annusami, lei mi deve sempre annusare per mezz'ora, dopodiché posso accarezzarla, prima no. E tu la smetti di essere gelosone? La smetti? Gatta? Sì, sì, sì. Il tuo trespolo qua quanto ti piace, lei sta sempre qua. Che brava gatta stellina, gatta stellina, che brava, che brava, che brava gatta stellina. Abbiamo acceso l'albero, non so se si vede sinceramente perché la luce è accesa. Sì, che bello. E qui ho messo il sacchetto di oro, non so se tirarlo fuori perché ci sono i pacchettini carini, però per adesso lasceremo così. Poi voglio vedere il calendario dell'avvento di NYX, che cosa ci siamo persi. Allora, dobbiamo aprire ancora la 12, sinceramente. Vediamo un po'. Sono un po' difficili da aprire con una mano sola, ma ci proviamo. Wow, c'è un altro matte lipstick, però un pochino più chiaro rispetto a quello che abbiamo trovato nella casella numero 1. Sembra un corallo, molto bello. Poi arriviamo alla casella numero 13. È difficilissimo, sto distruggendo tutto. Alright, che cos'è? Un liquid suede. Questo è... non riesco a toglierlo però con una mano sola dalla confezione, no, non ce la faccio. Però è tipo un marrone bordeaux. Non so se mi sta bene questo colore, purtroppo. E poi abbiamo il 14 e oggi è passato esattamente un mese dal mio compleanno, il 14, e c'è un butter lipstick. Questi li ho soltanto swatchati ma non li ho mai provati, sono molto molto morbidi. E domani vedremo che cosa c'è nella casella numero 15. Sto aspettando di svuotarle tutte per togliere tutti i prodottini, avrete notato, ne abbiamo ancora tanti però, eh. Cena, ho scaldato il resto della minestra arancione, che se avete seguito qualche vlog fa sapete che quando ero piccolina la chiamavo appunto la minestra arancione. Ho tantissimi ricordi di questa minestra quando ero piccola. Guardate che carino che è questo mestolo, è tipo il mostro di Loch Ness, è Nessie. Tarà, tarà, questi sono i pacchetti che mi sono arrivata in questo giorno, praticamente 24 ore che siamo stati via. E guardate un po' questo da dove arriva. Adesso li apriamo insieme. Tomas dice che dopo cena ha ancora fame e vorrebbe mangiare gli omelette alla Nutella. Quanti vorresti mangiarne? 10 vorrebbe mangiarne. Ok, volevo solo farvi vedere che Dior mi ha mandato questo bellissimo biglietto. I migliori auguri per un sereno Natale, felice anno nuovo, brindiamo ad un super 2018. Però non ci sono prodotti Dior, ma c'è, però mica male, c'è una bottiglia di champagne e due bicchieri di champagne, tra l'altro. È un super super regalo perché io adoro lo champagne. Quindi vediamo un po', e non lo conosco tra l'altro questo come brand, non che io me ne intenda particolarmente, ma wow, è pieno di cosini nella scatola. Wow, wow, che super regalo, grazie Dior, e che bellissima bottiglia. Champagne Veuve Clicquot, ullala. Poi da Wet n Wild invece mi è arrivato questo pacchetto con questo fiocchetto dorato. C'è qualcosa di glitterato, vediamo. Gatto Denver, sei curioso? Gatto Denver, sei curioso? Sì! Vediamo, apriamo insieme. Ok, e nel pacchetto c'era... voilà! Molto carino questo pacchetto natalizio, devo dire. E c'è un mascara e il Lash Renegade. Che bello questo packaging, mai visto un packaging così. Poi ci sono due ombretti, questi sono, fanno molto capodanno questi, e sono for face and body. Ok, quindi in realtà non vanno usati. Se c'è scritto for face and body state sempre attenti perché al 99% non sono sicuri da usare sugli occhi, quindi vanno bene sul viso e sul corpo ma non sugli occhi, quindi con alcuni glitter bisogna stare attenti perché se sono troppo grandi possono tagliare, fare molto molto male, quindi è importante appunto non utilizzarli sugli occhi se non c'è scritto che sono eye safe, cioè che sono sicuri da usare sugli occhi appunto. E poi che cosa c'è? C'è un rossetto matte
matte, wow, liquido e matte, per me è il top. E poi c'è questo che dovrebbe essere il vischio, oddio come si dice, non lo so, è vero, non è finto, è vero. Che bello, grazie Wet n Wild, molto apprezzato, mi piacciono tanto 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 i pacchettini natalizi. Invece, qua dentro ci sono finalmente i miei maglioni. H&M mi hai fatto aspettare praticamente 2 settimane per consegnarmi l'ordine, c'era scritto dai 4 ai 7 giorni lavorativi mi sembra, e invece ci avete messo 2 settimane, vi perdono perché è Natale. E vediamo che cosa c'è, ho ordinato un sacco di maglioni oversized. Allora c'è questo che è grigio, poi ne ho preso uno rosso, è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo nemmeno che cosa ho preso, e li ho presi tutti large, temo mi saranno super larghi, però per averli oversize devo fare così perché altrimenti sono corti, cioè io che sono alta 1,77, sono quasi 1,80 m, per me sono tutti corti, quindi gli oversized sono larghissimi, ma se non prendo la L sono anche cortissimi. Devo farveli vedere in frettissima perché mi si è spenta la videocamera, l'ho ricaricata per 2 minuti e magari li vedrete comunque indossati. Questi sono i miei acquisti, qui c'è Gatto Denver. Io purtroppo devo già salutarvi perché non ho più batteria, ma è tardissimo, quindi in realtà adesso mi struccherò e andrò a nanna. Vi mando un bacio enorme e alla prossima. Tomar si sta già lavando i denti perché appunto è tardi, lui domani deve alzarsi prestissimo. Bacio, a domani, anzi questo video andrà in onda venerdì, quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video e forse sabato con una diretta se riesco. Bacio, vi voglio bene, ciao ragazzi, buon weekend. Mua. Anche il Gatto Denver vi vuole bene.